Balcony TV. Bentornati su Balcony TV Sassari, io sono Laura e con noi oggi Barrio Sud. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Cosa ascoltiamo? Solaida. Benissimo, enjoy the show. Llego a la luz de la luna que alumbra mi sendero en la nueva vida que busco ganar. Traigo mi sueño, mi alma ancestral. Contaré de mi familia, cantaré de mi lugar. Habrá gente esperándome cantando carnaval. Viento en la cara, desaparece al horizonte entre las olas, mi querido hogar. Noches de viento y mareo, muchos enfermos, casi no lo creo. Tiene hambre el chamarquito, tiene frío el marinero. Casi oscura la luna, he perdido mi sendero. El barco se ha hundido, escucho gritar. Desaparecido, mojado del mar. No sé bien a dónde voy ahora, sé que nunca llego. Que protegas, Diosito, la suerte de mi pueblo. Siento el aroma y con una sonrisa de esa nueva tierra yo lo empiezo a imaginar. Y a mis sentidos despertarán en un momento como flores de Allora, ci presenti un pochino il Barrio Sud? Allora, abbiamo qui Alessandro Pintus alla voce e alla chitarra. Ciao. Stefano Romano, percussioni. Ciao. In realtà batteria. Francesco Simula alla chitarra e Marco Fais al basso. E Denise Gay alla voce. Ok, grazie. Allora, parliamo un po' di voi. Vi siete incontrati, avete creato questo Solaizio nel 2006. Sì. Anche se poi ci sono stati dei cambiamenti, insomma, cammin facendo. Ci vuoi raccontare un po' qualcosa di voi? Assolutamente. Allora, il Barrio Sud nasce con una passione comune per la musica latina, il reggae, la musica afro, funk, insomma. Ci piace mischiare la musica. Okay. Il genere che facciamo è detto pachanga, appunto da patchwork. Insomma, questo gruppo, questa formazione insomma, esiste da qualche anno, abbiamo iniziato a lavorare prima in acustico e adesso insomma, col nuovo disco stiamo riformando la band in elettrico, diciamo, come diciamo noi,
con una batteria e insomma con dei suoni, con delle cose diverse. Poi sentirete nel disco, okay, insomma, le sorprese. Colgo l'occasione per precisare che il nuovo disco sarà, cioè è in uscita, è prevista l'uscita di questo disco a luglio. Sì. Ok, ci vuoi dire qualcosa, il titolo, qualche indiscrezione? Sì, il disco si chiama Cuentos, appunto racconti in lingua spagnola e lingua sarda. Questo disco appunto parla di tante cose diverse, di rivoluzione, di migrazione, di amore, di tranquillità, insomma abbiamo messo un po' di tutto e per farlo abbiamo deciso di affrontare una campagna di crowdfunding su MusicRaiser e niente, siamo ancora in campagna, sosteneteci, mancano 30 giorni, un mese, finisce il 26 di giugno, anzi no, il 25 di giugno, quindi abbiamo ancora un po' di tempo, acquistatelo, abbiamo un sacco di cosette carine, abbiamo preparato. Bene, buona sapersi. Tanti prodotti carini per i fan e per i non fan che vorranno diventare fan. I nuovi fan, ok, perfetto. Ascolta, avete qualche data prossimamente che volete dirci? Assolutamente. Insomma, segnarcela. Sì, assolutamente sì. La prima è il 28 di maggio alle Messaggerie Sarde, alle 18.30 presentiamo un'anteprima del disco. Poi in ordine abbiamo il 9 giugno al Relli ad Alghero, il 12 giugno invece siamo a Magenta, il 17 siamo a Golfo Aranci, il 18 siamo a Palau alla Festa del Porto e il 28? Il 28 siamo al a Cagliari, invece il 9 luglio siamo a Sardinia Reggae Festival, quindi insomma iniziate a segnare questo per e tutti poi i gusti, vediamo le altre più avanti, da qualche parte ci trovate, sì. Ok. Dove possiamo, per un ripassino magari qualcuno ce la dimentichiamo, c'è certo. Un sito, una pagina? Sì, allora andate sul nostro Facebook, Barrio Sud, lo trovate, così mettete mi piace. Poi abbiamo una pagina YouTube dove cercate Barrio Sud Channel, trovate i nostri video. E poi anche su SoundCloud abbiamo una piccola pagina, si chiama Barrio Sud Progetto Acustico. Ok, direi che abbiamo informazioni a sufficienza. Io vi ringrazio ancora, vi faccio ancora tanti complimenti e un in bocca al lupo per tutto. Ci vediamo alla prossima su Balconi TV Sassari. Io sono Laura, il Barrio Sud. Ciao. Balconi TV.